Allora, signor Matteo, al quale ho chiesto prima di farmi vedere come si apre un fico, gli chiedo quando va la mattina e dove a prenderli. Ora io vengo in campagna, mi picco le guanta, un bel uccello all'uccello, una banale spina. Ah, ecco, tutto bello protetto. C'è un bella cicchia. Bene. Faccio un bacinaccio. Come si fa? Così? Il movimento è proprio così, è rotatorio, sì, giusto? Sì. Lo questa giri. La, la macchia, lo giri. Sì. E lo strappi. E lo strappi. Okay. Per far venire così. Perché, ecco, guardate. Perché così si conserva anche meglio, giusto? È logico, perché la puoi tenere anche una settimana. Perfetto. Perché se uno lo strappa male, resta, si apre e va male. Ci perfetto. Fa questi tu li mantieni così, non li metti nel frigo, giusto? No. Li tieni, tanto no. Comunque poi nell'arco della giornata. In questo caso, ci vende, se una decina vende, non li vende. Li vende domani mattina. Va bene. Però li tengo sempre naturali. E poi li apri così. Come ci hai fatto vedere prima. L'hai visto come li apri. E poi io li metto in frigo a casa mia e li posso tenere anche 2 o 3 giorni. Bra! Perfetto. Bra! E io così faccio. Vado nel frigo, apro la busta. Oh. Bra. Non li tolgo dalla busta. No, no, la togli dalla busta. Ah, li devo togliere, sì. Meglio? Metti di un bel contenitore. Di plastica. E stanno 2 o 3 giorni. È stato è messo nel frigorifero, non nel frigorifero. Okay. Nel frigorifero normale. Certo. E ti mangi 2, 3, 4 minuti in giro. E allora, da Manfredonia a tutto, grazie a Matteo che ci ha spiegato come si aprono, come si colgono e come si aprono i fichi. Grazie Matteo. Prego a voi.